Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea Sciadoni, con questo primo vlog di Settimo Cinema. Oggi finalmente siamo qua, così vi spiego un po' di cose, robe varie, che così sapete bene come va tutto il corto, cosa deve uscire, cose varie, quindi iniziamo subito. Allora, la prima cosa che vi devo dire sono le cose che ci mancano da girare, così che appunto poi finiamo. Allora, praticamente da girare ci mancherebbe una scena che appunto è occulta, comunque è una scena abbastanza figa, abbastanza un pilastro del film, questa scena abbastanza corta, però ci devono essere particolari condizioni atmosferiche, quindi dobbiamo aspettare che faccia un sabato col sole, un giorno col sole decente, in modo che ci sia un particolare momento del giorno, ovviamente non vi posso spoilerare niente, che appunto abbia un tempo decente appunto a registrarla. Quindi vabbè, adesso dobbiamo registrare questa scena qua e appunto poi abbiamo, diciamo, finito con le riprese, anche se non è vero, perché poi appunto ci mancherebbero delle varie foto per delle copertine, anche varie cose che ci saranno nel film, ci saranno delle foto che dovremo fare, ci serve un time lapse che dovrò fare io, quindi ci devo mettermi solo sulla collina a fare un time lapse. Ho detto la collina, vabbè, sono dettagli, non ho detto niente, voi non sapete cos'è la collina, lo scoprirete. Comunque dovrò fare questo time lapse qua, poi ci mancano anche le colonne sonore che il nostro carissimo produttore musicale Patrizio Valente, se non sapete chi è, che voi sicuramente non sapete chi è, però sono solo dettagli, potete cliccare qua da qualche parte in cui verrà fuori appunto il link alla sua pagina Facebook, il suo account Instagram, il suo canale YouTube, cose varie. Quindi lui è un grande produttore musicale che ci sta producendo la colonna sonora, e quindi quando finirà, beh, avrò finito anche la colonna sonora, cioè fa più o meno parte delle riprese comunque. E niente, un'altra cosa, se siete da mobile ovviamente non potrete cliccare su appunto le immagini che ci saranno qua, perché appunto voi non ci potete cliccare perché YouTube non vi fa cliccare sulle immagini se siete da mobile, quindi potete andare, e infatti qua in alto vedete, viene fuori un coso bianco che c'è scritto sopra qualcosa, ecco, se voi cliccate qua da mobile avrete praticamente le stesse informazioni che vi ho messo io su questo punto, quel coso bianco lì che ci sono sulle immagini, quindi se siete da computer cliccate sulle immagini che è più bello, e se no, se siete da mobile cliccate su quel coso lì. Comunque, passando oltre, allora abbiamo appunto da registrare appunto in futuro altre cose che poi vi dico che dobbiamo registrare, ma sono contenuti post film quelli, e collegandoci ai backstage. Allora, praticamente adesso è uscito un vlog, e come scorso video è uscito il backstage dei 12, appunto, che facevamo la scena 10, no, era la 3, facevamo la scena 13, e in quel backstage lì appunto è uscito un po' di tempo fa, cioè tipo qualche giorno fa. E è uscito quel backstage lì, e adesso uscirà questo vlog qui per spiegarvi un po' le cose, e poi il prossimo video che uscirà sarà il backstage 13, che sarà il penultimo backstage con 2 giorni di lavorazione, che abbiamo fatto varie cose ed è molto bello come backstage. Io vi consiglio assolutamente di guardare il backstage 13 quando uscirà, che uscirà dopo questo vlog a momenti, perché praticamente è già fatto, è già caricato su YouTube, però poi voi non lo vedete perché non potete, perché mi dispiace, non potete vederlo, capito? Comunque, quando uscirà, che uscirà a momenti praticamente dopo che uscirà questo vlog qua, guardatelo perché è veramente bello come backstage, come penultimo backstage. E dopo questo penultimo backstage qui uscirà l'ultimo backstage, perché nell'ultimo backstage ci saranno alcuni pochissimi pezzi dell'ultima scena che dobbiamo girare, appunto quella lì famosa con il tempo atmosferico, perché non vi possiamo spoilerare assolutamente nulla di quella scena, perché è veramente una scena molto bella e non deve essere spoilerata. Questo backstage qua non è che sarà corto perché ci saranno pochi pezzi. Dopo questo backstage qua faremo, diciamo, un brindisi alla fine delle riprese, anche se non l'abbiamo finita, però abbiamo, diciamo, finito le riprese come scene del corto, poi ci sono tutte le varie cose minori che appunto dobbiamo fare. Vabbè, faremo un brindisi, quindi vedrete appunto questo specie di brindisi, questo ultimo backstage, appunto sarà il backstage 14, in cui vedrete tutti i brindisi, robe varie, cose così. Poi magari post film vedrete un backstage della scena appunto che dobbiamo fare in particolare condizioni atmosferiche, adesso la chiamiamo così questa scena.
una cosa sul 13. Quando lo guarderete verso la fine ci saranno dei pezzi registrati con un action cam di quelle piccoline, e appunto quindi ci sarà l'audio che farà lentamente schifo, ma proprio schifo lo sentire, ci sarà anche il titolo con scritto che appunto l'audio fa schifo, e in alcuni punti praticamente abbiamo registrato in simbiosi, cioè io stavo registrando con la camera che sto registrando adesso e con la, appunto con l'action cam stavamo registrando il backstage, quindi ho messo l'audio della camera sulle immagini del backstage, che così almeno avevamo un audio decente ogni immagine di backstage quando ho potuto, perché quando questa camera qui era spenta sentirete purtroppo l'audio di merda di quell'action cam lì. E fate attenzione perché all'inizio c'è un altro pezzo registrato non con questa camera qua ma con un'altra camera, però lì diciamo che non fa troppo schifo, però quella lì almeno c'è un audio diciamo decente, robe varie. Poi verso la fine appunto sentirete ci sarà questo audio brutto, e avrò cercato un pochino di metterlo a posto con altri audio che ho preso in giro, però ho fatto meglio che ho potuto. Comunque succederà che uscirà il trailer, e allora il trailer uscirà a momenti, il trailer appunto del film, che attenzione non è un trailer, è un teaser. Che cos'è un teaser? È un assaggio del film, un assaggio molto corto, molto molto misterioso appunto del film, e si chiamano teaser queste cose, e appunto uscirà questo teaser proprio dopo il 13 probabilmente, ma forse uscirà anche dopo il vlog, non so, uscirà comunque in queste settimane qui, poche, anche in queste barra una settimana, una e mezza uscirà il teaser. Stiamo solamente aspettando che appunto il nostro produttore musicale finisca la colonna sonora, cioè la musica del teaser. Dopo che uscirà il teaser, che saranno finiti i backstage, uscirà poi dopo un po' il trailer vero e proprio, che uscirà proprio a momenti di quando uscirà il film. E a proposito di quando uscirà il film, il film uscirà in delle sale, alcune specifiche sale cinema che sono qua a Settimo, perché noi, se non lo sapete, noi perché si chiama, diciamo, che Settimo Cinema, Settimo scritto in numero romano perché fa figo, perché abitiamo a Settimo, e Settimo è una città occulta perché sono due nomi, si chiama Settimo e poi qualcos'altro, vi dico solamente che siamo al nord e niente, perché voi dovete scoprire dove abitiamo, perché è un posto segreto, è tipo Narnia questo posto ed è segreto e ci sta, e quindi vabbè. E vabbè, uscirà in alcuni cinema, poi forse uscirà in tutti i cinema, però dobbiamo vedere, adesso vediamo quando uscirà. Comunque non uscirà subito su YouTube, è quello che vi voglio far capire, su YouTube uscirà dopo, perché prima appunto uscirà in alcune sale, faremo alcune presentazioni in alcune sale, e poi dopo uscirà su YouTube. Allora, anche nel teaser c'è scritto in maggio, adesso non vi dico niente, anche perché vi devo dire la verità, non sappiamo neanche noi quando uscirà, sappiamo più o meno i tempi, però non lo sappiamo precisamente il giorno, e quindi anche nel teaser c'è scritto che in maggio verrà presentato, e poi in giugno uscirà su YouTube, appunto ve lo potete godere su YouTube. Dopo che uscirà il film, usciranno vari contenuti che dobbiamo ancora registrare, quelle lì però sono post film, sono cose che dobbiamo registrare post film, appunto nei film ci mancano appunto questi timelapse, foto, robe varie, e poi post film dovremo registrare diciamo il backstage, quello vero e proprio, con tutto l'arco del film, le parti più belle, i commenti, i pensieri degli attori, quello che è successo con i commenti appunto degli attori sui personaggi, come si comportano i personaggi, insomma il backstage proprio vero e proprio del film. Infine poi dopo questo backstage, che appunto il film sarà già uscito, uscirà un'intervista che diciamo sono delle domande fatte agli attori, anche a me che sono il regista, appunto sul film, e poi risponderemo, e appunto vi godrete questo video qua. E dopo questa roba qua uscirà un filmato che non c'entra niente col film, diciamo che ci sono più o meno gli stessi attori che diciamo fanno questo filmato qui, è venuto in mente alla nostra produttrice di farlo, l'abbiamo già registrato, ci manca solamente da montarlo, però appunto non so, cioè mi manca da montarlo perché la sono io che edito, allora poi uscirà sul canale ma abbastanza tardi, comunque è sempre un'intervista in modo diverso da quella che sarà nel film, infatti questa sarà un'intervista doppia con degli sfondi blu e verde, roba stile figo, però da montare vi giuro assolutamente un bordello, un casino da montare quell'intervista lì, e comunque non c'entra niente con il film, è un'intervista sui nostri pensieri, su domande di vita, robe varie che è venuta in mente infatti alla produttrice, perché a me non mi sarebbe mai venuto in mente, però sono solo dettagli. Quindi ricapitolandolo tutto, visto che sicuramente non avete capito niente, adesso facciamo una bella sintesi così capite. Allora abbiamo
dopo questo vlog che è uscito adesso usciranno gli ultimi due backstage con appunto il backstage 13, guardatelo assolutamente, e il backstage 14 con il brindisi finale. Come scene che ci mancano da girare, abbiamo appunto questa scena che gireremo il giorno del brindisi, ma voi non vedrete niente perché è una scena abbastanza figa e non vi dobbiamo... ok, non dovevo dirlo perché questo è un canale serio, non è come Dark Shadow, è un canale serio, questo non devi dire le parolacce, ok, va bene. È una scena abbastanza bella, cioè è una scena molto bella, che appunto ci manca questa scena qua, ci mancano dei vari timelapse, due timelapse adesso non mi ricordo, che ci mancano per il film, e appunto foto varie e la colonna sonora, che però non devo farla io, quindi meno male che non devo fare io qualcosa. Comunque, e niente, appunto ci mancano queste cose qui da girare, comunque adesso lo faremo abbastanza presto, probabilmente ci sarà tutto il corto da editare, mi sto già portando avanti dell'editing, comunque poi dobbiamo editare, vabbè, non vi interessa. Dopo questo usciranno il teaser trailer e poi il trailer nell'arco di maggio, e poi appunto sempre nell'arco di maggio uscirà il film, però non su YouTube, uscirà al cinema in alcune sale, dove appunto ci saremo anche noi che lo presenteremo, risponderemo a alcune vostre domande e robe varie, però sono solo alcune sale che magari farò un altro vlog in cui vi dirò queste cose specifiche più avanti, ovviamente molto più avanti. E poi invece in giugno uscirà appunto proprio il film su YouTube, così che lo potrete godere tutti, e poi dopo il film usciranno appunto vari contenuti riguardanti il film, backstage, c'è un backstage, un'intervista varia che vi ho spiegato prima, e poi ci sarà un'intervista a parte, diciamo che è un contenuto di Settimo Cinema a parte, che ci è venuto in mente, non c'entra niente con il film. Niente, mi sembra di avervi detto tutto, che appunto di quello che devono uscire, di come usciranno le cose, adesso sapete bene cosa aspettarvi. Vi saluto, anche perché stiamo registrando da 20 minuti, quindi e non è bella come cosa, perché poi io devo editare sono molte cose così. Comunque, io vi ricordo di seguirci dappertutto, ci saranno i link soprattutto sulla nostra pagina Facebook. Per chi invece su YouTube o per chi sta guardando questo video dal mio altro canale, che però voi non sapete, non lo saprete mai qual è il mio altro canale, voi non lo sapete, quindi vabbè, iscrivetevi, cioè mettete like alla pagina Facebook, e lì ci sono molti contenuti, molte immagini, ci saranno anche delle clip bonus, molte GIF, molte immagini fighe, quindi è vero, è un canale serio, molte immagini molto belle. Poi abbiamo aperto il profilo Instagram, incredibile, eccezionale, seguiteci su Instagram, siamo @settimo_cinema, seguiteci su Instagram, che lì pubblichiamo tante belle foto, appunto sempre su che giriamo film, robe varie. Uscirà anche su Instagram il teaser trailer, uscirà anche su Instagram, attenzione, tanta roba. Vi ricordo di poter seguirci qua, ci saranno sempre i link qua sparsi in giro da cliccare, e sempre il coso bianco là sopra che uscirà per chi lo guarda da mobile il video, e niente, quindi cliccate, seguiteci dappertutto, ovviamente iscrivetevi al canale YouTube e lasciate like dappertutto, perché i like sono molto importanti. Se non sapete come si lascia like, c'è un pollicione che dovete cercare, e non cliccato per piacere, vi raccomando. E bene ragazzi, questo video di Settimo Cinema è finito, noi ci vediamo appunto presto con il backstage 13, è molto bello, no, fidatevi, è finito, è vero che questo mio canale serio, che palle, mi vengono, è un backstage molto bello, ma veramente bello ragazzi, guardatelo, perché è il penultimo backstage, è più bello, sì, poi ci sarà l'ultimo con il brindisi che sarà figo. Che sarà bello. Ci vediamo presto, anche con il prossimo vlog, così ci saranno nuove news magari che vi dico sul film, varie cose specifiche. E vabbè, niente, lasciate like dappertutto, iscrivetevi a questo canale YouTube, che non c'è scritto nessuno ragazzi, iscrivetevi dai, che basta cliccare il tasto rosso iscriviti, basta avere un account Google, non è a pagamento iscriversi, c'è anche l'iscrizione con il vostro canale, iscriversi comporta che poi tu vedi tutti i video di quel canale lì, YouTube ti avvisa quando esce un nuovo video e poi sei iscritto, e quindi mi aiuti a me, al nostro gruppo che è la Settimo Cinema, che abbiamo più iscritti, quindi c'è un numero più alto, e noi siamo più felici di vedere i numeri più alti, perché i numeri più alti sono più belli, e quindi niente, vabbè, io devo finirla, e quindi niente, lasciate like, iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima, e ho urtato il microfono, ops, non volevo, lasciate like, iscrivetevi, e bella ragazzi.